abbiamo avuto dei temporali che hanno avuto la caratteristica di stazionarietà in questa proprio linea per 5 ore, e per 5 ore hanno continuato a crearsi nuovi temporali, nuovi rovesci, fino ad arrivare appunto a quelle cumulati che purtroppo abbiamo avuto anche di superiori ai 200 mm in 5 ore, considerando che normalmente a novembre, in tutto il mese di novembre, piovono dai 120 ai 140 mm a seconda delle zone. Quindi 200, più di 200 mm in 5-6 ore, insomma, è una quantità di pioggia veramente notevole e purtroppo ha creato quei danni e le perdite umane Sono le altrettanto. dimensioni della perturbazione che si è abbattuta sulla Toscana, descritte dall'amministratore unico del consorzio, l'AMMA. Un fenomeno, ha spiegato, che ha a che fare con i cambiamenti climatici e in particolare con il riscaldamento degli oceani e che, per quanto straordinario, sta diventando sempre più probabile. Sicuramente ci sono alcuni elementi del cambiamento climatico che hanno determinato questa tipologia di eventi. Il primo è gli oceani molto caldi. Sia l'oceano che il Mediterraneo vengono fuori da un'estate con record di temperature, con temperature nettamente sopra la media. E quando si parla di 3, 4, 5 gradi a livello di mare, di acqua, vuol dire tanta roba veramente. Poi si parla di temporali autorigeneranti, perché fondamentalmente continuavano in questa strisciata, continuava ad essere alimentato da questo vapore, da questa energia, ora detta in maniera molto, molto semplice e stringata, e quindi avevano continuamente, diciamo, del carburante per poter ripartire, poter dar luogo a nuovi temporali. Nel contesto del cambiamento climatico, questi, diciamo, eventi stanno diventando sempre più intensi, quindi aumenta quella che è la loro intensità e sta aumentando anche la loro frequenza. Quindi, diciamo, ci pone un problema, perché effettivamente nel futuro dovremmo aspettarci più probabili appunto queste, diciamo, tipologie di eventi e questi eventi estremi in questa maniera, ecco.